cuore verde batte più che mai. Alza le tue mani, canta insieme a noi. Noi siamo felici perché siamo amici. Prendi l'emozione e vivile con noi. Green art, green art, ma è solo amore. Green art, green art, siamo qui per te. Green art, green art, ma è solo amore. Green art, green art, Ischia è qui per te. Immaginatevi una cinquantina di questi, insomma, mi serve l'aiutante. Bene, e passiamo a Guido López Gavilán, un compositore cubano. Mi ha contattato in questi giorni, veramente una persona straordinaria, e la cosa che mi è piaciuta di questo compositore è stato... Questo che è il mio? No. Ma pensavo fosse la mamma, di solito a quest'ora mi chiama per il pranzo del giorno dopo. Vabbè. È una persona veramente particolare perché scrive in modo cantabile, virtuosistico, insomma sfrutta il clarinetto in tutta la sua dimensione, ma la cosa più importante è che è estremamente elegante nella sua danza, nella sua tecnica. Non chiede all'esecutore, al clarinetto, cose particolari che oggi nella musica contemporanea non si usano più. Mantiene sempre quell'eleganza classica e è un buonissimo pezzo. Io l'ho provato con i miei studenti, quelli più naturalmente avanzati, un buonissimo pezzo veramente di grande musicalità, utilissimo per lo studio del clarinettista. Il suo brano è Clariloquio, un clarinetto che cerca di discutere tra sé e sé. Thank you.
passaggio attraverso il popolo ebreo. Con la mia composizione, il Valzer della Sposa, Bukovina, e poi collegata a Sholem Aleichem, e cioè salute a voi. Dietro la musica Kretzmer c'è veramente una storia della musica. Detta in poche parole, noi cerchiamo di essere kretzmoreni, e cioè quelle persone che nell'ambito musulmano, nell'ambito delle moschee, io a Istanbul mi sono trovato al centro delle quattro moschee e i fedeli vengono chiamati alla preghiera con questi movimenti particolari della voce del muezzin che chiama alla preghiera le persone. Noi con lo strumento cerchiamo di imitare quello che la voce fa durante questa richiesta alla preghiera. Ma dietro c'è un popolo. Immaginatevi la Seconda Guerra Mondiale, immaginatevi i nostri Mussolini, i loro Hitler. Io sono stato da poco a suonare a Monaco e lì c'è il campo di concentramento di Bacau. E ho visto come vivevano, e insomma, lo conoscerete anche voi, insomma, tutta la storia. Bene, che cosa avevano queste persone da poter portare con loro fino alla morte? Soltanto quello che potevano fare i nostri italiani andando verso l'America del Sud, la speranza, la musica tramandata che ancora oggi, come vedete, si scrive a mano e non esiste nulla di stampato perché dovevano tenersela nascosta. Quindi, sebbene questa sia musica anche da folklore, da matrimonio, da battesimi, eccetera, non dimenticate mai che quando l'ascoltate è sempre velata di grande tristezza, malinconia e sofferenza. Il valzer della sposa. Thank you.
Thank you.